Ciao a tutti! Qualche giorno fa si è tenuto il Minecon, e con esso hanno annunciato una nuova versione di Minecraft, la 1.14. Questa nuova versione si chiamerà Aggiornamento Acquatico, e sarà incentrato completamente su cose riguardanti l'acqua, i mari e gli oceani di Minecraft. Quest'oggi vi mostrerò i cambiamenti che hanno annunciato fino ad ora, tramite alcuni filmati che hanno rilasciato. Per prima cosa, le meccaniche dell'acqua saranno cambiate, essa avrà un nuovo colore, e come potete vedere qui, non romperà più l'erba e sarà in grado di passare attraverso le staccionate, come anche potranno farlo eventuali oggetti lanciati in acqua. Come seconda cosa, nei mari si genereranno delle colonne di bolle, causate dai blocchi di magma che ora potremmo trovare anche sul fondale, e non solo nel Nether. Come terza cosa, aggiungeranno una nuova arma, insieme a nuovi incantamenti. Quest'arma è un tridente, e oltre ad essere usata come spada, possiede la particolare abilità di poter essere lanciato, per poi ritornare nella nostra mano, rendendolo così un'arma efficace sia a corto che a lungo raggio. E come vedete da questo filmato, molto utile sott'acqua. Come quarta cosa aggiungeranno delle navi affondate, che si potranno trovare nelle profondità oceaniche, e che molto probabilmente nasconderanno dei tesori. Come quinta cosa aggiungeranno le alghe, che hanno un'animazione davvero particolare. Aggiungeranno parecchi blocchi di colore diversi di corallo, tra cui anche mezzi blocchi. E soprattutto aggiungeranno i pesci, che ora potremo vedere nuotare sott'acqua. Come sesta cosa aggiungeranno dei delfini, che potremo vedere nuotare nell'acqua proprio come i pesci. E a quanto pare, se seguiti, saranno in grado di indicarci il percorso per raggiungere dei tesori. Inoltre aggiungeranno anche nuovi biomi, tra cui biomi oceanici. E come ultimo ma non meno importante, aggiungeranno un nuovo mostro che volerà nei cieli di notte e attaccherà i giocatori. A quanto pare, non saremo più così tanto al sicuro. L'uscita di questo aggiornamento è programmata per metà anno prossimo. Scrivete qui nei commenti cosa ne pensate e cosa vi piace di più tra le cose che aggiungeranno. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!